Allora, benvenuti nella prima serie riguardante il Kodachi per quanto concerne lo studio che facciamo all'interno della nostra scuola per il Daitoryu, ossia l'Onoa Itoryu, che è una scuola a sé stante da cui nasce che vi consiglio comunque di andarvi a guardare quando sarà online la storia dell'Onoa che è collegata al Daitoryu. Come sapete dall'elenco che abbiamo qua, io mi sono state trasmesse le 50 degli Odachi, 50 kata degli Odachi e i kata del Kodachi e dell'Ai Kodachi, quindi questo è quello che è la mia conoscenza. Ci sono altri kata e vi consiglio sempre di andare a studiare in una scuola ufficiale di Onoa Itoryu. Noi lo studiamo perché questi kata effettivamente sono legati alle tecniche delle 118 che trovate qua. Allora, detto questo, quello che è importante comprendere è che adesso facciamo il Pomme, cioè il primo Futatsu Gashi, ok? Futatsu Gashi. Quindi la tecnica Futatsu Gashi, spero di averlo pronunciato bene perché a quest'ora della sera stiamo registrando di notte. Lui praticamente prende il Shitachi prende praticamente la posizione di Jodan no Kamae. Da questa posizione io sto in Asso no Kamae. Quello che è importante comprendere, aspetta un attimo, è che nel mio Asso no Kamae, ovviamente per motivi di spazi non posso fare dei movimenti larghi, ok? Movimenti larghi possono essere un Ayumiyashi. Dalla mia posizione farò un passetto piccolo, perché lo vedrete nel video che faccio un passo piccolo. Nel passo piccolo in realtà lo sta facendo Alberto, ora ci siamo sostituiti. Questi sono in sostituzione del Onigote, che erano i kote, cioè le protezioni che venivano utilizzate per le mani, per i polsi, ok? Allora, da questa posizione io farò un passo nel movimento in cui lui si sta avvicinando, perché lui si deve avvicinare, perché io ho l'arma lunga e lui l'arma corta. Quando si avvicina io farò un passo leggero e nel passo cercherò di tagliargli il centro. Ovviamente si cerca nell'Onoa è quello di cercare di prendere il centro della linea. Quindi l'attimo in cui io sono in questa posizione e vedo che lui avanza, lui prenderà il centro della mia asse e verrà a prendere il kote. Questo è un primo indicatore che mi poteva uccidere, prendere il kote. O se fosse veramente un duello, mi avrebbe tagliato il mio polso. Da qui si stacca, si riposiziona e lui va indietro e riposiziona, ok? L'avete visto nel filmato di esecuzione. Lui riavanza, nel riavanzare io riattacco, lui prende di nuovo il centro e questa volta mi ritorna di nuovo qua. Io cerco di alzare e lui si alza insieme a me, mi blocca ed entra come se fosse i pandori sotto l'ascella. Questo è importante comprendere. Quindi cosa succede? Nell'attimo in cui vede che la pressione c'è, ma io insisto, e questa cosa compare anche nell'Aikido, quando noi parliamo di tecniche come se fosse, per esempio, Kimusumi no Tachi, che è un continuo ritardare il finale, ossia il taglio dell'avversario. Quindi tendenzialmente si cerca di bloccare i polsi colpendoli. Ovvio, se fossimo in una situazione di combattimento, al primo colpo mi ha tagliato il polso. Il polso tagliato ci avrei solo una mano. E comunque sì, anche con una mano cercherei di combattere col polso tagliato e lì entra a più senso, per esempio, l'ippondori. Quindi tendenzialmente l'idea di fondo è questa qua. Io alzo, lui blocca e mi colpisce dentro il lato del costato, ok? Quindi l'idea di fondo è che questa tecnica effettivamente insieme a, per esempio, a Haotsu, che vedrete nell'altro video, insieme a Haotsu e altre tecniche, effettivamente ricordano tantissimo le tecniche di Daitoryu, che probabilmente il nostro famoso Ippondori, che poi nell'Aikido viene chiamato Aikido, scusate, Ikkyo, effettivamente sono collegati. Questo è quanto. Quindi grazie ancora e al prossimo video. Domani vediamo come sta.
Thank you so much for watching. A special thank you to my patrons and channel members. If you would like to support future music making and get some perks along the way, have a peek at the links down below.